Grazie. Io a conclusione di questo importante convegno sento innanzitutto il dovere di ringraziare coloro che diciamo si sono assunti e sono diverse persone tra di noi che si sono assunte un impegno molto più oneroso e più faticoso da un punto di vista organizzativo e sono riusciti diciamo a costruire un'iniziativa come quella di oggi, che io credo sia riuscita molto bene, sia per la presenza davvero numerosa e sia anche per la qualità degli interventi e dei contenuti che abbiamo messo sul tavolo. E guardate che non è stato facile, perché c'è voluta davvero la tenacia, la costanza, l'insistenza di alcuni amici e compagni che si occupano in maniera specifica di questi temi da sempre e lo fanno puntualmente, perché sono riusciti diciamo a incunearsi e a farci, anche a noi segretari generali o comunque ai dirigenti delle strutture delle nostre organizzazioni sindacali, sono riusciti diciamo a incunearsi in un quadro, in una situazione che sicuramente non è favorevole diciamo all'organizzazione di iniziative come questa, perché come sapete stiamo vivendo una fase piena di difficoltà e di problemi molto gravi, a partire dalla crisi economica che stiamo vivendo nel nostro paese, ma un po' in generale a livello europeo e mondiale, che ha il suo corollario per noi purtroppo di casse integrazioni, di licenziamenti collettivi, perché molti nodi purtroppo stanno venendo al pettine dopo l'utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali in deroga, di aziende che chiudono e falliscono, di la contrattazione che stenta a decollare in questo quadro, soprattutto quella di secondo livello. E stiamo assistendo anche a un attacco ormai continuo, costante, ai diritti e alle conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori di anni e anni. E noi come organizzazioni sindacali purtroppo siamo costretti a misurarci quotidianamente con queste cose e a farci i conti. Non possiamo non riconoscere il fatto che questa situazione spesso ci porta a diciamo tralasciare o comunque posticipare la possibilità di affrontare e di gestire problemi sui quali invece c'è la necessità che noi siamo sempre presenti e vigili, così come dovete esserlo voi all'interno dei luoghi di lavoro, sia i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, ma anche i rappresentanti sindacali, naturalmente. Uno di questi temi appunto è proprio questo, rispetto al quale, come ricordava Giovanni nella sua diciamo piccola introduzione, tra l'altro noi nei nostri settori dobbiamo ancora oggi combattere una cultura colpevole che è presente anche al nostro interno, per questo dico colpevole, perché anche all'interno delle organizzazioni sindacali c'è ancora oggi chi è convinto che questi sono problemi che non riguardano settori come quelli del terziario, ma riguardano settori diciamo più a rischio, per esempio di infortuni mortali o di infortuni gravi come l'edilizia, l'industria meccanica pesante, l'industria chimica. Stiamo vedendo cosa sta succedendo a Taranto, che diciamo mette insieme un po' l'industria chimica e l'industria pesante, perché gli effetti della produzione di quella acciaieria stanno mettendo in ginocchio una città e l'economia di una città, con la spavalderia e con l'arroganza di un'azienda che continua
continua, nonostante le indagini, nonostante gli arresti, nonostante quello che ormai si sta rivelando con sempre più chiarezza, continua a negare, continua a tentare di depistare, di non riconoscere le proprie responsabilità. E dicevo, tra di noi c'è chi ritiene che non sono sufficientemente importanti, per esempio, le conseguenze che alcune attività possono avere sulle lavoratrici e i lavoratori dei nostri settori. E quindi anche tutto quello che abbiamo visto sulle cassiere, sul mondo delle cassiere dei supermercati, con le conseguenze rispetto alle patologie legate ai movimenti ripetitivi o a una postura non corretta, per esempio, oppure le conseguenze rispetto al sollevamento dei carichi pesanti in molte nostre realtà, a partire dai centri di distribuzione della grande distribuzione, appunto. E ancora, per esempio, a quello che le lavoratrici dei nostri settori, delle imprese di pulimento, delle mense, quotidianamente sono costrette a vivere, magari anche proprio per l'utilizzo dei prodotti che sono costretti, a usare per la loro attività. Pensiamo all'uso di detergenti particolari o di solventi chimici o di acidi per la pulizia di alcuni posti specifici, come per esempio pensiamo appunto ai reparti degli ospedali, ai reparti di malattie infettive, pensiamo alle camere, alle sale operatorie. Pensiamo a cosa succede nelle mense, per esempio. Le cucine delle mense sembrano dei posti neutri, dei posti dove difficilmente può succedere qualcosa. In realtà lì c'è un concentrato di rischi di tutti i tipi. Potrei continuare per ore. L'elenco potrebbe essere infinito. Noi di questo dobbiamo prendere consapevolezza. Tutto questo dimostra che il problema e il tema della salute e sicurezza e della prevenzione, anche nei nostri settori, c'è e come. E quindi dobbiamo affrontarlo e gestirlo. Io è da anni che non ricordavo un'iniziativa unitaria di questo tipo e su questo tema. Davvero, da tanti anni, non ne ho memoria, nonostante io sia, ormai di lungo corso nel sindacato. Non ne ho memoria. Io non so se i miei colleghi ricordano di un'iniziativa analoga negli anni passati, di questa portata, di questa importanza e di questa qualità. E quindi l'iniziativa di oggi credo che sia stata davvero importante e credo che possa rappresentare, un momento dal quale, naturalmente con gli obiettivi che ci eravamo dati, perché noi ci eravamo dati degli obiettivi precisi nell'organizzare questo convegno, a partire dal fatto che volevamo trasmettere a tutti voi alcuni elementi di conoscenza di base rispetto al tema della salute e sicurezza, e abbiamo predisposto tutta una serie di documenti, di materiale che crediamo possa essere anche d'aiuto in questo senso. Ma soprattutto io credo che questa iniziativa non si possa esaurire oggi e con la giornata odierna, ma credo, auspico con i miei colleghi mi sento di poter dire che ci impegneremo affinché l'iniziativa di oggi abbia un seguito, perché altrimenti rischieremmo di fare una cosa, come spesso si fa anche nel sindacato purtroppo, che è una cosa che nasce e muore subito, no? E poi dopo passa nel dimenticatoio. Noi crediamo che invece questo tema abbia la necessità, come dicevo prima, di essere gestito e affrontato con costanza,
con insistenza, con la continua presenza da parte nostra come organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro, nonostante le difficoltà e nonostante, diciamo, le ostilità aperte da parte delle nostre controparti, ma debba essere anche diciamo, affrontata e gestita nel tempo attraverso l'organizzazione di iniziative come questa, che sono, diciamo, anche elementi di danno anche elementi di formazione, di informazione ai nostri quadri, ai nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. E quindi noi assicuriamo che, nonostante la situazione di crisi e nonostante la grave, appunto, la gravità della situazione in cui ci troviamo, noi anche nel 2013, che si preannuncia un anno purtroppo funesto da questo punto di vista, soprattutto in relazione al fatto che, come dicevo prima, parecchi nodi stanno venendo al pettine a causa della crisi, però noi ci sentiamo di assicurare che anche nel 2013 continueremo a lavorare su questo fronte. E naturalmente diamo la nostra disponibilità ad essere coinvolti, così come finora è stato, diciamo, su tutti i tavoli regionali e in tutti i percorsi che Regione Lombardia ha attivato, devo dire grazie soprattutto al ruolo dei dirigenti della Regione Lombardia, dei dirigenti diciamo intermedi, non quelli per essere, non voglio essere polemico e non voglio mettere in imbarazzo la dottoressa Cornaggia, però a livello politico mi sembra che questa sensibilità sia meno presente, molto più presente invece nei dirigenti del settore che si occupano in maniera specifica dei problemi, e questo credo che vada apprezzato, perché lo sforzo che fanno è uno sforzo che è pieno di difficoltà e che scontra anche questa, diciamo, questo deficit. Ho apprezzato, e credo che dobbiamo apprezzare tutti, la disponibilità che la dottoressa ha dato a nome della Regione anche rispetto ad alcune questioni che noi oggi abbiamo posto nel convegno in termini, appunto, di richiesta a Regione Lombardia, di richiesta di un intervento come quello di verificare la possibilità non solo di omogeneizzare, diciamo, i costi di alcune pratiche che i lavoratori e le lavoratrici devono fare quando si trovano ad affrontare magari provvedimenti pesanti delle aziende che sono tese di fatto all'espulsione dal mondo del lavoro, perché questo sta capitando, ma io credo anche a verificare la possibilità che non ci siano spese per queste pratiche, così come diceva Ortolani nel suo intervento. Io credo che il convegno di oggi ci abbia dato la possibilità di verificare alcune questioni e più in generale il tema della salute e sicurezza da tutte le angolazioni. Noi l'abbiamo costruito in questo modo apposta per poter dare a ognuno di voi la visione dai diversi punti di vista, per cui il dottor Battevi, che ci ha, diciamo, la clinica del lavoro e comunque, diciamo, operatori specialistici del settore, che ci ha illustrato cosa fanno quelle strutture là, e ce lo ha illustrato molto bene il dottor Barbieri della ASL di Brescia, che ha lavorato parecchio sui temi in particolare dei movimenti ripetitivi nella grande distribuzione, ed è, diciamo, è diventato la ASL di Brescia da questo punto di vista un riferimento importante un po' per tutta la regione. Così come abbiamo potuto senz'altro apprezzare il contributo che ci ha dato la dottoressa Guardavilla, non c'è più, rispetto diciamo, alle questioni di natura giuridica, ci ha fatto vedere anche come su questi temi ci può essere anche uno sbocco di quel tipo, cioè non è che è precluso
poter andare, siccome in genere non lo si fa o non lo facciamo o abbiamo un po' di perplessità ad andare su quel terreno, però quando è necessario bisogna andare anche su quel terreno e quindi portare l'azienda metterla davanti alle proprie responsabilità anche se necessario nelle sedi giudiziarie appropriate. E abbiamo avuto la possibilità di verificare anche il punto di vista di un RSPP, quindi di un, diciamo, tra virgolette, controparte, che ci ha illustrato come anche le aziende possono, se vogliono, se hanno la volontà politica di farlo, possono mettere in campo delle buone pratiche, attraverso l'attenzione che è necessaria e la sensibilità che occorre su questi temi, possono in realtà mettere in campo un approccio collaborativo con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori per trovare insieme le soluzioni per risolvere anche le questioni più banali, da quelle più banali a quelle un po' più spesse, insomma. Credo, e mi avvio alla conclusione, che anche il contributo che ci hanno dato gli RLS che sono intervenuti e gli RLST che sono intervenuti, che ci hanno permesso di vedere anche da quel punto di vista tutta una serie di questioni. Per finire, l'ho già detto, la dottoressa Cornaggia, io ringrazio tutti i nostri ospiti, li ringrazio davvero molto e vorrei che voi faceste ancora una volta un applauso per la loro disponibilità. Concludo dicendo, vado davvero alle conclusioni, dicendo che noi su questo tema dobbiamo, sul tema della salute e sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, dobbiamo anche purtroppo ultimamente registrare un fenomeno che credo ormai sia agli occhi di tutti anche in una regione come la Lombardia. L'infiltrazione della criminalità organizzata, della criminalità illegale, cioè dell'economia illegale dentro l'economia sana, è un tema che è strettamente correlato alla questione della salute e sicurezza. Perché, come stiamo vedendo da tutto quello che sta emergendo in questi mesi in Regione Lombardia, ultimo, pochi giorni fa, avrete visto, l'Ndrangheta si era infiltrata in un call center che aveva centinaia e centinaia di lavoratori. Ebbene, laddove si infiltrano questi soggetti, laddove l'economia illegale insidia quella sana, la salute e sicurezza è uno dei primi punti che viene messo in discussione e viene messo in crisi, oltre naturalmente a tutte le questioni che ben conosciamo rispetto alla regolarità del rapporto di lavoro, all'applicazione dei contratti, all'applicazione delle leggi. Ma sulla salute e sicurezza le mafie, la criminalità e gli imprenditori disonesti contano come uno degli elementi essenziali per poter intervenire e puntare verso un risparmio dei costi generalizzato. Io credo, e dal convegno di oggi, e finisco davvero, io credo che anche questo possiamo dire che può uscire da questo convegno come parola d'ordine. Non ci può essere legalità se non c'è rispetto e osservanza della salute e delle norme relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Così come è ovvio, non ci può essere una corretta applicazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro se non c'è un'economia sana e se non c'è legalità. E questo credo che debba essere una consapevolezza dobbiamo assumere. Io ringrazio anche voi per la pazienza, quelli che hanno resistito fino alla fine, e ci auguriamo di rivederci presto. Grazie.